Ricomincia allora la FC casa con una bella palla per Perkins, perso sul perimetro nel mezzo angolo per Sims. Extra pass per Jones, che è piede a posto, anche Jones, il primo quarto. Ora entra anche Bortolani per Treviso, assieme a Chilo, palazzata per Aaron Jones, che va a inchiodare e di rampede posizione, però Zanelli torna fuori, Redivo va a ribaltare ancora per Chappell, questa volta forza sulla fascia di Chilo, segna anche questa. Eccezione per Redivo, che ricciola bene sul blocco, poi sbaglia, ma arriva Udom dopo due errori da fuori. L'asse con il suo centro è davvero uno dei più importanti della Serie A. Qua si trovano al contrario con Russell che si apre nel mezzo angolo. Ho sfidato Nick Perkins, ma però non trova il canestro. Accelera, ora Treviso, tripla in transizione. Josh Perkins va a riorganizzare l'azione offensiva per la FC casa. Invece Visconti prende, spara, segna una gran tripla. Si è messo in partita anche Ricky Visconti. Si è andata in lunetta in questa partita. Ora ancora Dinscia a armare Sokolowski. Questa è ben costruita. Abbiamo già visto come gli extra possessi per Venditti stiano facendo la differenza. In questo momento palla alzata di Russell per Jones. Questa è un'azione ormai classica. Ancora palla interna per Perkins. Fucilata per Jeremy Chapman, che ancora non vuole sbagliare, avere un impatto importante anche nel secondo tempo come l'ha avuto nel primo. Qua Bortolani si alza passando dietro il blocco, gran tripla di Giordano Bortolani ad andare a chiudere sulla posizione di Sims. Qua metri per Nick Perkins, rallenta la Nutribullet. Russell vuole giocare il pick and roll ancora con Sims, poi altro runner, tiro classico di Dwayne Russell. Joe Lob per Eder nel mezzo angolo, arriva il raddoppio di Sokolowski, palla riaperta sul ribaltamento per Gaspardo, gran tripla avversario per Rafael Gaspardo. Ora meno 5 per Treviso, se la può anche giocare, recuperata per Dwayne Russell che va a servire Aaron Jones, va a schiacciare per il meno 3 e abbiamo ancora una partita. 5 secondi con Russell che attacca, anzi no, forza contro Adrian, tabellata di Dwayne Russell a un secondo dalla sirena. Alle mani in maniera un po' passiva, ecco il blocco di Nick Perkins, palla riaperta col cambio di lato per Nathan Adrian. Lo spazio lo trova Adrian sotto canestro sul grande passaggio di Zanelli. Brindisi batte Treviso 99 a 95.